Ragazzuoli, quest'oggi nuovissima settimana e quindi nuovissime sfide, in questo caso della settimana numero 3, passione PE, quindi sarebbe la settimana numero 13, ma in ogni caso queste sono tutte le sfide della settimana numero 13, passione PE settimana 3. Abbiamo delle sfide davvero semplicissime e facilissime, a parte per la penultima che ovviamente vi aspetto oggi alle 14 sul canale. Mi raccomando, attivi che la settimana scorsa ho sbagliato e mi ricordavo ancora di caricare video alle 15 quando in realtà appunto l'orario è cambiato e quindi le sfide escono alle 14. Mi raccomando ragazzi, ormai dalle 14 in poi escono le sfide, non dalle 15 come eravamo abituati fino a qualche mesetto fa. In ogni caso abbiamo delle sfide davvero semplicissime. Partiamo con la primissima, abbiamo infliggi danni con le mitragliette. Vi zoom un pochino ragazzi, così almeno vedo meglio io e vedete meglio anche voi. 0 su 1000, ovviamente tutti 20.000 XP, tranne appunto la penultima che è quella teoricamente più difficile, che vi aspetto ovviamente alle 14 col video più dettagliato. In ogni caso abbiamo appunto la prima 0 su 1000, la seconda fase, ovviamente saranno sempre sfide a fase, quindi la prima fase è 0 su 1000 con le mitragliette di infliggere danno in generale, mentre la seconda 2500 di danno, mentre la terza ragazzi 5000 di danno con le mitragliette. Passiamo alla seconda missione, sempre anche questa a tre fasi. Elimina robot di Stark, raccoglitori o ingordi 0 su 10, la seconda fase 0 su 25, mentre la terza 0 su 50. Quindi missioni, come potete vedere, davvero semplicissime nel loro svolgimento. La terza missione invece, ragazzi, ci chiederà di esaminare forzieri 0 su 10 e non sarà a fasi, o meglio, sì, sarà a fasi, ma la seconda non sarà più esamina forzieri 0 su 25, ma sarà cerca le scatole di munizioni 0 su 10, e la terza cerca scatole di rifornimenti, cioè gli airdrop 0 su 10, mentre la terz'ultima, se non vado errato, missione raccogli legno, pietra o metallo 0 su 1000, la seconda fase 0 su 1500 e la terza fase 0 su 2000, quindi 2000 di materiali in totale da raccogliere, anzi in realtà di più, perché 2000 più 1500 fa 3500, 4500 di materiali in totale da raccogliere per completare tutte e tre le fasi. In ogni caso, penultima missione, la più difficile secondo me, che vi porterò ovviamente quest'oggi alle ore 14, danza su tutti e 5 i ponti colorati in una partita singola. Ovviamente servirà l'elicottero, vi farò poi vedere bene dove trovarlo e tutto il resto alle 14. L'ultima missione, ragazzi, e tra l'altro questa qui è appunto quella che dà 50.000 XP. L'ultimissima, elimina gli avversari 0 su 20. Quindi, ragazzuoli, queste erano le sfide davvero bislacchissime in tutto il loro splendore. Spero che questo brevissimo video tutorial vi sia piaciuto e news soprattutto. Vi aspetto appunto alle 14, tra pochissimo, tra qualche oretta neanche, con un nuovissimo video di come ottenere una copertura davvero gratuita e davvero facilissima da ottenere, bellissima. E niente, signori, codice Lucius, bella ragazzi, nel prossimo video, bella live, Ho ciao ragazzi. sentito dire in giro che tu ancora non mi stai supportando come creatore. Che cosa? Bene, vai subito nel negozio oggetti di Fortnite, clicca sulla voce in basso a destra, supporta un creatore ed inserisci il codice Lucius, maiuscolo o minuscolo che sia, non cambia nulla. Cliccate su accetta e mi raccomando, taggatemi nelle vostre storie di Instagram mentre shoppate con il mio codice che vi riposterò tutti dal primo all'ultimo.